Nel mondo dell'automobilismo europeo, poche vetture hanno lasciato un'impronta così profonda quanto la Fiat Punto, un'impronta indelebile nella mente dei guidatori di tutta Europa. Era lontano 1993 quando debutta prima al Lingotto di Torino e poi al Salone di Francoforte. Disegnata da Giorgetto Giugiaro, la Punto deve replicare il successo della Fiat Uno e non delude le aspettative, tanto che viene nominata Auto dell'anno 1995. A colpire sono il design innovativo, i fari posteriori di grandi dimensioni a sviluppo verticale e le ampie prese d'aria sul paraurti anteriore. L'interno è ampio e l'abitabilità è la migliore della categoria. Nel corso degli anni si susseguono diverse versioni speciali, come la Punto Selecta, dotata di un cambio automatico a variazione continua. Ma forse quella che è rimasta più impressa nella memoria è la Punto Cabrio firmata da Bertone. Espressione pura della libertà di viaggiare, diventa ben presto un successo in tutta Europa. Con la Fiat Punto nasce un nuovo stabilimento a Melfi, tutt'oggi uno dei siti più avanzati del mondo. Costruito fra il 91 e il 93, secondo i principi della fabbrica integrata, richiede buona parte dei 5.600 miliardi di lire stanziati per il progetto complessivo. Forte del successo della prima Punto, nel 1999 Fiat decide di lanciare la seconda serie, affidandone lo sviluppo al proprio centro stile. Il debutto avviene l'11 luglio, in occasione del centenario di Fiat, e, come recita il divertente spot di lancio, con essa nasce una nuova specie di automobile, diversa per stile e dotazioni. La tre porte è originale e aggressiva, mentre la 5 porte è confortevole ed elegante. Tra le maggiori novità tecnologiche, il 1009 JTD con Monrail, il cambio Speed Gear e il servo sterzo elettrico Dual Drive, con la modalità City. Poi, a maggio 2003, arrivano anche il 1003 e il 1009 Turbo Diesel Multijet. Due anni dopo, il testimone passa alla terza generazione, la Grande Punto, che debutta a Torino. Nata per emozionare al primo sguardo, è l'espressione più evoluta dello stile italiano. Con dimensioni e dotazioni da segmento superiore, raggiunge eccellenti standard di sicurezza e comfort e vanta la migliore gamma di motorizzazioni diesel che la rendono brillante in qualunque situazione. Su questa base, Fiat sviluppa la Grande Punto S2000. Tra il 2006 e il 2011, la versione da gara vince numerosi titoli, tra cui due campionati italiani rally e quattro europei rally. A partire dal 2008, con la rinascita delle officine Abarth, la vettura viene ribattezzata Abarth Grande Punto S2000. Intanto, nel 2009, arriva la nuova Fiat Punto Evo, l'evoluzione della Grande Punto. Tra le novità, il 1003 Multijet di seconda generazione, e il rivoluzionario 1004 Multi-Air. Insieme ai motori B-Fuel a metano o GPL, la gamma motori è la più ecologica del segmento. La Punto Evo è così innovativa che viene presentata alla stampa internazionale sulla portaerei Cavour, l'ammiraglia della Marina Militare Italiana e il maggiore investimento tecnologico della difesa dal dopoguerra. Stile e innovazione che ritroviamo ancora di più nella Punto 2012, che riafferma l'eleganza e il dinamismo delle sue linee esterne e una dotazione ineguagliabile. Ad esempio, è la prima auto del suo segmento ad essere dotata del software EcoDrive, che analizza lo stile di guida del cliente, fornendogli suggerimenti su come ridurre consumi ed emissioni. Dopo 25 anni di successi e oltre 9 milioni di esemplari prodotti, nell'estate del 2018 esce dalla fabbrica di Melfi l'ultima Punto, ma il suo nome riecheggia ancora oggi come simbolo del Made in Italy automobilistico in termini di stile, tecnologia e passione. Buon compleanno, Fiat Punto!